Allora, a conclusione della spiegazione che l'amico e sodale Fergnani Orazio, Geogrammi 82 da Roma, esatto, e anche lui di origine romagnole, e su queste cose non bisogna mai transigere, il sangue non mente mai, mai. Alla faccia dei transgender e no, dei multiraziali, della multietnicità, esattamente, no? Sì, le etnie non si formano a caso, esattamente. Allora, a conclusione leggeremo alcuni punti essenziali a dimostrazione di quanto abbiamo ragione e per stabilire anche le responsabilità. La prima cosa che noi vogliamo far vedere è questo libro scritto da un noto professore universitario dell'Università di Pisa, è un testo che riguarda la centralità della scienza della legislazione, quindi noi non stiamo qui a scherzare. Quando noi denunciamo, no, a sparare cazzate, diciamolo bene. Quando noi stiamo qui a denunciare dei mascalzoni che contraddicono alle leggi stando all'interno delle istituzioni, noi non facciamo un atto estemporaneo nostro, noi prendiamo atto che esiste una scienza della legislazione, esiste una continuità culturale alla quale... No, una continuità del diritto. Esattamente. Perché nel momento in cui c'è una lesione del diritto, c'è una discontinuità e va tutto a puttane. Esattamente, è quello che noi vogliamo dire. Voi datevi da fare per cambiare la legge e se avrete... I voti, l'approvazione. E l'approvazione cambierete la legge, vinculerete tra di voi, perché non è bello. Anzi, noi vi forniremo dei rinoceronti. Materiale. Sì, no. Un allevamento di rinoceronti, credo se li possono inculare col corno del rinoceronte, non sareste i primi. Allora veniamo a noi. Ah, tra l'altro, proprio ieri o l'altro ieri ho sentito uno che probabilmente è un qualcuno in televisione, ovviamente, che dice la società italiana è molto più avanti del Parlamento. No, non lo metto in dubbio. Ma verissimo. Ma non lo è più avanti perché sono tutti froci. È pelato per altre cose. Noi sappiamo perfettamente che voi parlamentari del cacchio siete un branco di cialtroni. E che è chiaro che la società italiana, che è un coacervo di tradizioni e di culture presenti, copresenti, che si tramandano da millenni, è molto di più di questo coacervo di merde che stanno al Parlamento, ma non perché la società italiana è composta in prevalenza da froci, questo lo dice quello stronzo, e sono cose ben diverse. Va bene, aspetto che mi denunci. Allora, leggiamo questa frase che in epigrafe l'autore, che ripeto è il professor Antonio A. Martino, è un nome noto, e ha ripreso dalle memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Epigrafe: l'amministrazione d'Italia, quindi questo sarebbe le memorie di Adriano, siamo all'epoca adrianea, che lei finge, leggetevelo il libro, è importantissimo, ha avuto il premio e poi è stata... Finge di aver ritrovato. E lei ha avuto anche è stata nominata anche prima donna, tra virgolette, membro, ognuno ha i suoi pregi, allora, dell'Académie de France. L'amministrazione d'Italia, abbandonata per secoli alla volontà dei pretori, non era stata mai codificata definitivamente. L'editto perpetuo che la fissa una volta per tutte, data di quell'epoca della mia vita, è sempre Adriano, riferito ad Adriano, certo. Per anni avevo mantenuto corrispondenza con Salvio Iuliano circa le riforme e il mio ritorno a Roma, ma accelerò la sua realizzazione. Non si trattava di privare della sua libertà le città italiane. Per contro, lì, come in qualsiasi altra parte, avevamo il massimo interesse in non imporre con la forza una unità fittizia. Sono persino sorpreso che molti di questi comuni, alcuni di loro più antichi di Roma,
siano disponibili a rinunciare alle loro consuetudini, alle volte molto sagge, per assimilarsi in tutto alla capitale. Il mio proposito era solo quello di ridurre la folta massa di contraddizioni e abusi che finiscono per trasformare il diritto e le procedure in una selva ove le persone oneste non si avventurano ad entrare mentre i banditi prosperano al suo riparo. Classico. Vero, vero, eterno, sacro. Incredibile, troppo bello. 192 dopo Cristo. Tant'è vero che l'ha messo in epigrafe questo bravissimo professore. Oh, leggo un'altra piccola frase qui relativa all'importanza e alla fondamentalità delle leggi. Teniamo chiara la distinzione fra leggi e norme, tra parentesi, legislative. Abbiamo definito le leggi come un'ipotesi generale empiricamente confermata, immersa in una teoria e rappresentativa di una regolarità oggettiva. Splendida definizione. Esatto. Dobbiamo aggiungere che per teoria intendiamo un insieme di proposizioni, non tutte con status empirico, attenzione, in rapporto tra di loro, in modo da costituire una rete ordinata di concetti che servono alla spiegazione e alla previsione di un campo vasto. In materia giuridica possiamo pensare alla teoria di Hans Kelsen e in campo politico a quella di David Easton, secondo la quale la vita politica è considerata come un processo di input o domande che provengono da un ambiente esterno economico, sociale, religioso, che si trasformano in output o risposte del sistema politico, tra le quali la legislazione è la più importante. Queste risposte legislative, a loro volta, retroagiscono sull'ambiente circostante, provocando nuove domande. Vede, perfetto, è un circuito, è un circolo. Circuito. Però il circuito tu non lo puoi, non puoi interferire con situazioni estemporanee prive di logica, a meno che tu, imbecille, non dimostri la logica sociale che tu vuoi applicare interferendo o interrompendo questa circolarità delle leggi, del rapporto tra istanze sociali e leggi. Ci hanno accusato ieri di dire sempre esattamente, ma non puoi, che non c'è un altro termine per poter confermare quello che adesso stai dicendo te. È proprio quello che noi intendiamo nella nostra azione, cioè non ci può essere discontinuità, non ci può essere diciamo lesione del processo, ma ci deve essere a ragion veduta e sostanziale, concreta. Esattamente. Non perché tu interferisci dicendo che i froci devono perché sono ladro di polli. I froci si devono sposare i froci. I froci che si devono sposare non è obbligatorio, non è interferente con il sistema nel suo complesso. È un'aggiunta che può essere estemporanea in una delle 100 città di Roma, dove c'è il troiaio, no? Si raccolgono tutti lì e lì fanno una legge per questo motivo qua, ma non può valere per l'Italia complessiva, come diceva Adriano. Allora, poi mica noi vogliamo mettere un tappo al culo ai froci. Cazzi loro, se lo in tutti i sensi, cazzi loro. No, alla peggio avranno dei disturbi, prima o poi, con dei disturbi soprattutto alla prostata, sicuramente le emorroidi ce li hanno, sono cazzi loro. Ma andiamo in tutti i sensi, cazzi andiamo loro. Sempre. Allora, andiamo avanti. Le norme legislative, dunque, sono un artificio culturale, attenzione, sono un artificio culturale e sono create per modificare alcuni risultati politico-sociali delle leggi che non ci piacciono. Guarda, è di una chiarezza estrema. Allora, datti da fare, crea delle norme invece di fare delle provocazioni idiota, imbecille. Loro sanno benissimo che se indicessero un referendum per far sposare i froci non otterrebbero nessun vantaggio, anzi otterrebbero una valanga di no. Esattamente, ma e tu quindi sai perché la ragione? Le ragioni sono esclusivamente economiche, allora le dobbiamo spiegare ai nostri amici. Allora, il tutto è nato con la riforma del diritto di famiglia. Quando c'è stata la riforma del diritto di famiglia, per cui la moglie vedova
risultava usufruttuaria, ma non comproprietaria, ma non erede diretta del marito proprietario o ricco che fosse, mentre gli eredi erano i figli, in questo momento si è venuto a creare un elemento normativo di tutto rispetto, perché io sono perfettamente d'accordo su questo. Per cui, i diritti valgono per tutti. Esattamente. Per cui, essendo la moglie coerede assieme ai figli, i froci, che soprattutto quelli che mezzo-mezzo si sono congiunti, mezzo-mezzo, tanti giovani... Mi piace la definizione, la smorfia che hai fatto. Tanti giovani, che non erano nemmeno froci, ma per questione di denaro, certo, si sono uniti a notori, certo, frocetti. Certo. Ne conosciamo tanti, cari signori. Tantissimi. Volete che ve li elenchiamo? Anche nomi notissimi. Esattamente. Il più noto di tutti, se si può dire, è Spadolini. È naturale. Il poveraccio, sì, è morto. Ma il poveraccio era... in un'altra situazione, si parla di quelli che hanno un rapporto diretto e continuativo. Cosa è successo? Che il più delle volte, e poi cari amici andatevi a comprare le riviste di gossip e leggerete, saprete tutto, quella è la vera cultura, e il più delle volte queste persone, tanti stilisti, registi eccetera, sono sopravvissuto ai loro amanti, molto più giovani di loro, se si esclude invece quel poveraccio che è esatto, esattamente il contrario, che è stato assassinato. In quel caso, in America, in quel caso il moglio di quell'assassinato si è trovato senza una lira in tasca e i familiari del grande sarto, del grande esteta, vabbè, gli hanno dato una lira. Diciamolo, tanto... Deve dirlo, dirlo. Non mi ricordo più. Giorgio Versace? No. Quello che è stato assassinato. Sì, Giorgio Versace. Versace, sì. Versace. Allora, non so se chiamasse Giorgio. Se chiamava Giorgio pure, sì, lui, sì, come, sì, me. Ma quanti Giorgi ci sono? Giorgio Armani, Giorgio Versace. Che razza? Che razza della... Vabbè, andiamo avanti. E lì i familiari si sono posti, lui poveraccio non ha avuto una lira. Quindi da quel punto di vista lì era sostanzialmente un diritto. Io mi sono unito a questa persona, che poi non era vero, perché se tutti questi giovani sono morti di AIDS, significa che si prendevano le loro libertà. Noi lo diciamo tranquillamente, quindi, signori miei, mettiamoci d'accordo. Allora, il movimento per far sposare gli omosessuali era nato da queste esigenze puramente economiche. Dietro poi c'è un'operazione di tipo transgender, e dopo, alla luce di quello che scrive e che scriveva Ida Maglio nel 2007 in questo importantissimo libro, andiamo a... Ma lei, da antropologa culturale, ha percepito e studiato sempre tutte le evoluzioni nel divenire, no? E quindi giustamente si rendeva conto molti decenni prima degli esperimenti sociali che andavano e facendo qui c'è gentaglia qua. In una paginetta le vere autentiche responsabilità da parte di chi abitualmente e per costume manipola le menti, e ma vede anche lontano. E le genti. E vede anche lontano. Certo, certo. Andiamo avanti. Allora, queste tematiche sono studiate soprattutto da sociologi e politologi, ben detto. Come incanalare le proposte, in quali ambiti crescono e maturano, come prendere decisioni collettive, in quali ambiti istituzionali, già le istituzioni sono un artificio culturale, è chiaro, legislativo non indifferente, entro quale cultura politica, come preparare i testi e come inserirli nel sistema giuridico. C'è anche l'abilità, e in Italia da questo punto di vista... È di una lucidità, è impressionante questo Antonio Martini. C'è anche una questione di parole con cui vai a preparare i testi, perché ben sapendo che poi sono i magistrati che le devono interpretare. Quindi allora, questo... volevo fare una riflessione a proposito, sì, di questo semi-ebetino di Firenze, sì, che sì, manca un ebetino completo. La possiamo... Mi porti un saluto a Firenze! Allora, il nuovo epiteto, diciamo... Il suo nickname attuale è l'annunciatore. Sì. L'annunciatore, perché hanno piano piano la gente, soprattutto chi si occupa di comunicazione, sì, a livello serio, percepisce la personalità dell'altro
E il signor Ebbedino o l'annunciatore che dir si voglia, c'ha un diciamo suo caratteristico modo di percepire la realtà, che è quella da una parte dell'iperattività frenetica colloquiale, ma è uno di quelli, a proposito della parola, che capisce solo il contenitore e non il contenuto delle parole. Sì. È una formula di disgregazione logico-mentale, psicologica, che colpisce oramai una larga parte di questi nostri fannulloni come categoria diciamo di età, no? In cui però ci sono tantissime persone invece molto in gamba, fra cui ovviamente non è compreso il cialtrone, perché se no non farebbe il ministro. Finirà comunque il presidente preda di psicofarmaci. Certo, ma se già non lo è. Sì, sta nel suo ambiente. Ricoverato e caricato di psicofarmaci, lui si trova nel suo ambiente naturale. Certo, ma io volevo ricollegarmi a quello che tu hai detto prima. Cioè è nella parola che c'è l'azione e viceversa, è l'azione che determina la parola. Ma la parola prende motivo di essere dall'azione che qualcuno ha compiuto una volta. Quindi poi viene riportata sulla carta o a voce o con altro modo di trasferire il messaggio attraverso la condizione specifica di quella parola. Esattamente. Mentre questa categoria di imbecilli percepisce solo la parola e non ha nessuna conseguenzialità logica. Il personaggio parla completamente a vano. Promette, siamo ancora arrivati che di quella promessa degli 80 euro. No, ieri ha promesso che a tutte le donne gravide darà 80 euro al mese. Anche le donne gravide? Sì. Oh la Madonna, sì. Allora facciamo subito un figlio. È grande. Sarà denunciato dai froci. Dice a loro sì, a noi no. Andiamo. Quest'ultima parte appartiene alla tradizione giuridica ed esiste moltissima bibliografia relativa all'effetto che produce l'introduzione o l'abrogazione di una norma nel sistema legislativo. È talmente ovvio. Tali argomenti hanno prodotto una forte polemica sulle politiche istituzionali tanto fra i giuristi quanto tra i politologi. Senti che tranquillità qua. Ciò che si chiama la produzione politica, che in alcuni casi si limita a spiegare come vanno le cose in un determinato paese in un certo periodo, se esiste un predominio del potere esecutivo su quello legislativo e i motivi che lo permettono. Questo lo categorico. Abbiamo letto, cari amici, per far capire che noi non è che ci muoviamo così casualmente in un meandro. Vedi, io quando parlo di meandro penso sempre a quel bellissimo siamo vicini a quel bellissimo film, al labirinto, no? Siamo lì vicini a Orfeo Negro. Orfeo, Teseo, siamo lì. Sì, ma Orfeo Negro, non so se ve lo ricordate, uno dei più bei film della cinematografia brasiliana. E consiste nel fatto che Orfeo perde la moglie. La bellissima canzone è... Esatto, che resta ancora una tra le più belle canzoni della storia del Novecento, dove Orfeo va all'inferno, e l'inferno è la burocrazia. Sono tutti gli uffici della burocrazia brasiliana. Basterebbe quello per capire. E concludo con questo libro, di cui consiglio vivamente la lettura, della grande antropologa e sociologa Ida Magli. Mia mai tanto desiderata e ben voluta professoressa. Attenzione perché... Ma questo è recente, il libro oppure... Il libro è del 2007. Ma perché ne ha scritto anche uno ultimamente? Ultimamente in difesa dell'Italia e contro l'Europa, adesso contro questa Europa. Allora, qui la faccenda è abbastanza lunga, però... Io devo trovare la frase più significativa, che non è qui, perché parla un po' di tutto e fa anche il paragone con la situazione dell'antica Roma, cristianesimo e quant'altro. È un titolo che è
già di per sé stesso un poema, La fine della trascendenza. Ne leggiamo ovviamente solo una parte. E si parla appunto di un atteggiamento culturale che è stato elaborato sotto il regno di Wojtyla, in una ovviamente dei suoi scritti fondamentali. Si tratta della lettera apostolica pubblicata nel 1988 intitolata Mulieris Dignitatem. Vedete come questi girano attorno alle cose? E Mulieris Dignitatem mi sembra sacrosanto, quanto di più importante ci sia, se non che c'è appunto la lacume, la capacità culturale, l'intelligenza creatrice di una donna, che è una donna come questa nostra grande scrittrice Ida Magli, che ha capito il sottofondo di questa pseudo proposta. E ne leggiamo: l'uomo è chiamato a esistere per gli altri, questo è il modello che lancia Wojtyla. Modello di tale interpretazione della persona è Dio stesso, come Trinità, come comunione di persone. Se questo modo di esprimersi è caratterizzato da un certo antropomorfismo, la ragione sta nel fatto che l'uomo è simile a Dio. E allora anche chi Dio. Chi l'ha stabilito quello? Appunto, no, e allora anche Dio è in qualche misura simile all'uomo. Oh, questa è una delle premesse fondamentali del loro cristianesimo. È una cazzata abominevole. E del loro cristianesimo. Certo. Se no non ci sarebbe stata, non ci sarebbe stata l'iconografia, la venuta certo, di Cristo, certo, la resurrezione di Cristo, certo, certo, l'identificazione di Cristo come uomo certo, Dio, certo, laddove, e ne approfitto per dirlo di nuovo, gli Evangeli, e poi ne parleremo un'altra volta, gli Evangeli esprimono solo concetti che sono espressi dalla parola di Cristo e dalle analogie, chiamiamole analogie, che sono le parabole, che sono tutte derivate in maniera intrinseca dal pensiero neoplatonico, quindi siamo lì. E questi comunque stanno parlando di quello. In questo caso però l'identificazione tra Dio e l'uomo può essere anche di carattere neoplatonico, a patto che l'identificazione sia col pensiero, perché l'uomo crea di tutto col pensiero, ma non l'uomo come tale, come essere psicofisico, è una cosa ben diversa. E allora anche Dio è in qualche misura simile all'uomo e proprio in base a questa somiglianza egli può essere conosciuto dagli uomini. Qui si parla appunto della fine della trascendenza, che è l'elemento portante delle religioni. Questo capovolgimento è di una forza mistificatoria travolgente, perché non ripete l'analogia in senso inverso, come lo pseudo pensiero di Wojtyla vorrebbe far intendere. Ma è sempre stata la loro modalità operativa, la loro modalità logica di mistificazione e artificio. Esattamente, ma avanza sulla strada dell'identificazione di uomo. Si supera infatti così la barriera della logica per la quale è impossibile alla copia creare l'idea, esprimere la realtà dell'essere. Adesso sarebbe non la copia che somiglia all'originale, ma l'originale che somiglia alla copia. Ragazzi, cazzo. Allucinante. È il rovesciamento esatto, della logica. Esatto. Sempre è stato così, sempre. Il processo avviato a livello teorico verso l'indifferenziazione fra i sessi e di conseguenza fra gli esseri giunge fino a Dio per indurre al sacrificio dono di tutti con e fra tutti, senza più passare né attraverso la soluzione della vittima offerta al posto di tutti, né attraverso la divinità, in quanto ogni uomo si offre direttamente all'altro uomo. Attenzione che questo superamento del concetto di vittima, cioè di olocausto, attenzione, la Chiesa lo sta abbandonando, per cui Cristo non è più no, ma lo sta abbandonando sempre in funzione di una relatività generale, non solo, e non più individuale, dove il responsabile è diventata dove, una razza, dove il peccato non è più individuale, ma è appunto della collettività. Appunto. Attenzione, stiamo ben attenti su quello che dicono questi qui. Per proposito, né attraverso la divina, di Dio non c'è più bisogno, lo dice Wojtyla e lo spiega Ida Magli.
naturalmente reso del tutto vano anche il cristianesimo con il sacrificio del figlio. Lo stesso processo è stato avviato dalle istituzioni del potere politico, non si sa se in accordo fra loro oppure perché la strada culturale è contagiosa in maniera automatica. È chiaro che la strada culturale è l'uno e l'altro, e quando il Papa emette un messaggio, questo in un modo o nell'altro viene recepito, soprattutto se quelli che lo devono recepire sono figli di lor signori. Si tratta di giungere alla uniformità degli individui per poter governare democraticamente tutti allo stesso modo. La democrazia è lo strumento omogeneizzatore al di là delle lingue, delle razze, delle regioni. Si parla spesso di un governo mondiale senza che i popoli protestino, così come quasi nessuno ha protestato all'uscita della Mulieris Dignitatem, tranne gli antropologi, i quali hanno capito che, qual era il ingegno che c'era dietro l'operazione. Ma quelli, noi perché reclamiamo continuamente? Perché io ho fatto antropologia culturale, ma soprattutto ci occupiamo di comunicazione. Esattamente. Da sempre, quindi quando dici una parola io già so dove vai a parare. Esattamente. Se c'è qualcuno che non sembra disposto a farsi governare a livello mondiale, viene subito collocato fuori dal gruppo, fra i più terribili avversori, incapaci di vedere quanto sia bello un mondo nel quale tutti sono uguali e godono di identici diritti. Ma guarda te. Vedi qual è la trappola. Certo. La trappola ovviamente sta lì. Se siete tutti uguali, quale sarà il modello di riferimento per l'uguaglianza? Le donne avevano i maschi, adesso sembra di intravedere l'emersione dell'omosessuale, anch'egli maschi ovviamente a livello di potere esplicito. Questo significa che il circolo della comunicazione si è chiuso su se stesso, esattamente come nel dono di cui parla Wojtyla. Una società esiste come tale, in quanto c'è comunicazione e scambio fra i vari individui e gruppi di individui e in quanto procrea altri individui. La cultura è la realtà. Attento. In realtà invece si basa l'alternarsi del positivo alternativo, della differenza, del diverso. È proprio nel diverso che si crea l'emancipazione. Attento, e vedi come conclude di Damagli. E in quanto procrea altri individui, se no non c'è società. L'omosessuale al potere codifica e simbolizza la fine della società. Cazzo, più chiaro del così, cazzo, ecco quello che vogliono loro. Fra uguali ovviamente, non c'è nulla da cambiare. La fine della società, la fine della cultura, la fine dell'individuo, esatto. La fine dell'essere umano. Ma questa cosa l'aveva da omosessuale non volente, perché ricordiamoci che per Paolo Pasolini viveva, e come lui ha scritto più di una volta, è vero che lo scriveva di grande sofferenza. In quella bellissima rivista che si chiamava Tempo Illustrato, dove lui aveva una pagina che lui aveva ripreso, che prima della pagina di Pierpaolo Pasolini c'era la pagina di Malaparte, che io leggevo con molto interesse, dove lui viveva questa crisi terribile, perché lui si sentiva omosessuale ma non lo voleva essere. Questa è la vera crisi. Lui si sentiva uomo, infatti. Era un uomo politico, e politicizzato, e capiva i meccanismi della politica, proprio perché mentalmente, psicologicamente non lo era. L'omosessuale al potere codifica e simbolizza la fine della società. Fra uguali ovviamente non c'è nulla da scambiarsi. Brava. L'Europa corre i più gravi rischi sia a causa della grande influenza della Chiesa come potere nell'indurre o sostenere determinati comportamenti, sia perché le istituzioni politiche vi intravedono, a ragione, l'assolutizzazione del proprio potere. Esse soltanto infatti, l'inamovibilità. Esattamente. Esse soltanto infatti rimarrebbero esenti dal sacrificio di tutti con tutti, in quanto avrebbero comunque l'obbligo di regolarlo e controllarlo. Siamo di fronte a errori tragici, finali. Il sacrificio della vittima riusciva almeno a tenere a freno l'aggressività dell'uomo, scaricandola, per quanto ingiusto fosse, su di un solo individuo o su di un solo gruppo. Va bene? Il mito del capo espiatorio. Si dava anche così un minimo di respiro al potere della morte messo sotto il controllo della divinità. Bellissimo questo. Fare di ogni singolo uomo il sacrificatore e la vittima dell'altro
eliminando la trascendenza, eliminando il timore della morte come base delle religioni, significa consegnare gli uomini alla più feroce della distruttività, stabilire sotto le vesti del dono sacrificale la legge dell'homo homini lupus. Una delle conseguenze più immediate la si vede nei trapianti, nella rapacità sul cadavere, che poi non è neanche cadavere perché si strappano organi al vivo come dono, come dono. Tu mi imponi al più debole. A noi, quando ancora esisteva il servizio militare obbligatorio, ci passarono più di qualche volta questi pseudo donatori per chiedere la nostra, diciamo, disponibilità a metterla su un foglio di libricino, di anagrafe, diciamo così, dei donatori d'organi. Io gli ho detto no, io voglio essere bruciato intero, coi vestiti pure. È donare gli organi, attenzione, donare gli organi, la forma adottata dalle istituzioni, e sia come sacrificio, e si uccide dichiaratamente o di nascosto per avere organi, facendo sparire ragazze e bambini. Cazzo, più una denuncia più di così. Guardate che leggendo questa cosa mi è venuta in mente alla impunità sostanziale che hanno questi preti pedofili. Guardate, pensateci bene, vedete quale la magistratura ordinaria non ha titolo per condannarlo, sai? Certo. Perché il Vaticano può avvocare a sé e arrogarsi il diritto di giudicarli. E questi pedofili, che poi torturano e uccidono anche i bambini, poi fanno la loro bella carriera, non solo come è successo di recente con uno che vi pare sia un vescovo, arcivescovo, cardinale che sia, che ha fatto la sua bella carriera e a cui il Vaticano affida il controllo e la guida dei popoli, oltretutto. Vedete che c'è una coincidenza su tutto. L'esortazione assillante al punto di diventare coercitiva a donare gli organi è l'estremo limite di una sacrificalità senza trascendenza, è verissimo. Una forma di infracannibalismo che vuole la morte dell'altro per la propria vita, di qua, non di là. Dove la morte è soltanto morte e l'altro soltanto un corpo. Finalmente cominciano a rivelare la loro vera essenza. Esattamente. Materia da rapinare o da acquistare. Merce finale. Ecco l'uomo merce convalidato dal cattolicesimo di Wojtyla. È tutto qui. È la fine del cristianesimo. La fine di qualsiasi possibilità di religione in Occidente, dato che le religioni si fondano sul significato della morte. È chiaro che se le religioni si fondano sul significato della morte, nel momento in cui tu sacrifichi qualcuno che a quel punto non è nemmeno morto, è merce, per far sopravvivere gli amichetti tuoi, possibilmente omosessuali. Vuol dire che tu non credi a niente di quello esattamente, che stai raccontando. Esattamente. Viceversa, ecco, il Buddha diceva cose ben diverse, diceva con l'esempio dimostri la valenza delle tue parole, cosa che ha detto anche Ezra Pound in più occasioni. l'ha detto anche implicitamente l'ha detto anche Gesù Cristo, perché i Vangeli sono un'opera nobile, nobilissima. Infatti Gesù la trasposizione Cristo del neoplatonismo, esatto, non a caso dimostra morente la validità di quello che diceva, morendo la validità di quello che diceva. Nessuno strumento sostitutivo è stato approntato per una convivenza ordinata nel gruppo e le istituzioni, né inseguono la dissoluzione, come se mettervi sopra il sigillo del potere significasse ricondurla a formare società. Inutile dire che si tratta di una illusione dei potenti. La dissoluzione ha investito l'insieme del modello culturale, tagliando mano a mano tutti i fili che ne formavano l'ordito. E con questo, cari amici, per oggi abbiamo però va detto a consolazione, infine, di chi ascolta, che qualunque piano predisposto dagli uomini va contro la natura e la natura non lo permette. Non lo permetterà. La volta prossima faremo vedere da questo importantissimo libro di un nostro amico che denuncia completamente l'abiezione di gruppi cosiddetti di illuminati, semi-illuminati, obnubilati o quant'altro, che non sono altro che in effetti il
il marciume che non può che pullulare in un clima come questo qui. Chiaro? Ad maiora. Sempre.